Ciao, sono Luca Pappagallo e oggi cucino per Cookaround. E che cosa cucino? Una ricetta straordinaria. Vado a fare la genovese di polpo. Si comincia? Allora, prima cosa si fa una sorta di battuto. Sedano e carota. Il sedano, se volete, io lo faccio in genere un pochino, vi tolgo un po' la parte filamentosa che c'è. Vi dico la verità, anche se la cottura è lenta, un po' a me dà sempre fastidio, quindi un pochino la levo. L'ho affettato in modo piuttosto grossolano. La cottura totale di questa ricetta si sfiorano quasi le 2 ore, quindi si quasi diventerà una sorta di purea. Carota. Avete visto come ho tagliato in modo piuttosto grossolano, no? Potete farla anche a macchina e potete farla ancora più tritata, perché magari vi dà fastidio che poi rimangano qualche pezzettino. Questa è una vostra scelta. L'importante è avere queste quantità. Praticamente a livello di peso siamo la stessa, carota e sedano. Allora, partiamo con la ricetta. L'olio. Mettete 2-3 cucchiai di olio. Mentre stanno stufando, si va a preparare il polpo. Il polpo è decongelato, quindi mi raccomando, questo è importante, pulito, già pulito, e ora si va a tagliare. L'unica cosa che era rimasta è il becco. Polpo decongelato crudo, mi raccomando, è decongelato, ma è crudo, non è cotto. E ora taglia a pezzi. E ora metto il polpo nella padella. Io ho detto padella, in realtà sì, questa è una padella, però è più una casseruola perché è da bordi alti ed è di ferro, scegliete quello che volete. Io non riesco a cucinare molto bene con l'acciaio, preferisco la ghisa o come in questo caso qui, il ferro oppure l'alluminio. Questa è di ferro. A vostro gusto, peperoncino. Questi sono 2 peperoncini, non sono estremamente piccanti, io le metto tutte e 2, almeno quando le ho assaggiate non erano piccanti, ne metto un paio. Le taglio a pezzi grossolani, anzi questo lo lascio proprio intero e questo lo metto diviso. Genovese di polpo, genovese vuol dire cipolla, quindi cipolla. Cipolla rossa. Vedete come la sto tagliando? 1-2 mm al massimo. Ora aggiungo la cipolla. Un po' di concentrato di pomodoro. Più che un po', sono un paio di cucchiai. Ultima cosa che vado ad aggiungere è il vino, vedete, mezzo bicchiere di vino bianco, e lo metto ora, servirà, aiuterà anche poi anche la cipolla e il polpo a cuocere. In realtà qui non si va proprio a sfumare, rimarrà poi leggerissimo quel sentore di vino, ma ci sta bene. Mescolatina. Raccomandazione, assolutamente niente sale fino a quasi alla fine del sugo e si assaggerà, se serve si aggiungerà. Altra cosa, cottura, fuoco al minimo, coperto almeno per i primi 20-25 minuti e poi scoprite in modo tale che comincia a evaporare tutta l'acqua che cederanno le cipolle. Mi raccomando. Quanto tempo di cottura? Da questo momento cominciate a scordarvelo, un'ora, un'ora e mezzo, ci siamo, poi dopo vi farò vedere com'è. Sono 2 ore che sta cuocendo questo sugo, ma guardate che meraviglia, cremoso, è incredibile. Come vi avevo detto all'inizio, non salate, assaggiate praticamente verso la fine cottura. Prendo un pezzo di polpo con un pezzo di cipolla. Questo è da mangiare così, è pazzesco.
però la dolcezza della cipolla ha attenuato anche la carica di sale, insomma la parte salina del polpo, quindi un pochino di sale serve, non tantissimo, ma un pochino di sale serve. Niente, qui il sugo è pronto, non c'è niente da fare, ora lo lascio a fuoco basso a terminare la cottura, vado a cuocere la pasta. Mezze maniche rigate, ma il formato scegliete quello che vi piace più a voi. Questa è la pasta che cuoce in circa 12 minuti, la toglierò un paio di minuti prima. Preparo un po' di prezzemolo. E mi preparo anche un altro po' di peperoncino. Questo sugo è abbastanza cremoso, non serve aggiungere l'acqua di cottura, ma se il vostro è venuto un pochino più stretto, quindi aggiungete un pochino di acqua di cottura. Aggiungo il prezzemolo, il peperoncino e ora si impiatta. La capocchia del peperoncino, vediamo se ci riesco a metterla. Tacchete. Allora, il sugo era fantastico, quindi cioè difficilmente potrà essere differente la cosa. Allora, pasta, polpo, peperoncino. Polpo e pasta e peperoncino. Ma non ho sentito bene, devo continuare.